Stefano, cominciamo anche con te, insomma, un po' da quello che è accaduto ieri, la visita del Presidente nello spogliatoio e poi le parole in conferenza stampa. Tra i suoi riferimenti più diretti c'è stato proprio quello un po' alla vecchia guardia, chiedendo un maggiore impegno, di tornare leader come eravate stati lo scorso anno. Cosa pensi di questo? Sì, niente, ieri giustamente penso che il Presidente è venuto comunque a stimolarci a dare di più, a avere maggiore cattiveria ed è giusto per lui, da noi diciamo che stiamo qui dall'altro anno, vuole qualcosa in più e penso che abbia ragione perché dopo la partita di domenica sicuramente ci dobbiamo fare un esame di coscienza e penso che ce lo stiamo facendo, dobbiamo già da sabato mettere maggiore cattiveria e determinazione in campo perché dobbiamo fare il risultato per forza. Lui ha chiesto infatti 6 punti nelle prossime 2 partite, penso che sia un obiettivo Ma possibile da centrare. io penso di sì perché le squadre che abbiamo viste non penso che siano superiori a noi nonostante i risultati dicano altro, però io penso che sia domenica che quella dopo in casa Corsenna noi possiamo fare il risultato se giochiamo come sappiamo e se mettiamo in campo grande cattiveria. Stefano, ti volevo chiedere, secondo te in Rimini che difficoltà nasconde la partita di sabato e come si può migliorare in trasferta proprio negli approcci a queste partite? Ma Rimini intanto viene da un brutto risultato come noi, quindi vorranno fare il risultato a tutti i costi e poi comunque hanno delle individualità importanti anche davanti, quindi è una squadra a cui dobbiamo stare molto attenti, molto concentrati in fase di non possesso, perché noi poi comunque penso che davanti abbiamo le soluzioni per fare male a tutti. E per quanto riguarda le partite fuori casa, sicuramente dobbiamo essere più concentrati, sfruttare meglio anche magari le ripartenze, nonostante le squadre ci aspettano, magari quando hai la possibilità di ripartire in contropiede e di trovarle comunque magari messe male. Bisogna sfruttare più quello. Domenica l'abbiamo fatto poco e siamo stati poco concreti col possesso palla, abbiamo creato molto poco e questo. Nuovo assetto tattico, siete tornati a gente come te, come Cinciarelli, è tornato a giocare a 4 come eravate abituati prima. C'è stato qualche problema nel fare questo ritorno alle origini oppure vi trovate bene al di là dei risultati, dell'aspetto mentale, eccetera? No, guarda, io al di là dei risultati poi che magari sono arrivati, però sinceramente mi trovo bene. Penso la partita con l'Arezzo l'abbiamo fatta molto bene, abbiamo tenuto sempre in mano il pallino del gioco, abbiamo anche creato, penso. E invece domenica siamo stati un po' appunto poco concreti sicuramente, abbiamo concluso poco in porta, però col modulo ci troviamo bene. E sono due moduli che conosciamo, sia questo che il 3-5-2. E quello che ci dice di fare il mister lo facciamo. Quanto è difficile calarsi nella mentalità di chi è quart'ultimo? Per voi che eravate abituati, tipo te, insomma, a stare sempre nell'alta classifica. Sì, ma purtroppo siamo partiti indietro e ci dobbiamo subito abituare che la classifica adesso è questa, dobbiamo pensare una partita alla volta, cercare di fare risultato sia in casa che fuori per risalirlo al più presto e rimetterci nelle posizioni che insomma contano. È chiaro che la penalizzazione c'è, non possiamo far finta di niente, quindi ad oggi abbiamo 9 punti e l'unico modo è vincere per risalire la classifica. Quanto sei d'accordo con l'affermazione che sabato è uno scontro diretto per la salvezza? Ma è chiaro che adesso la classifica è quella, noi ma dobbiamo pensare, penso io non devo pensare che è uno scontro di salvezza, è chiaro che ogni partita, cioè dobbiamo guardare una partita alla volta, dobbiamo cercare di fare il risultato domenica, poi la domenica pensare a Siena, e solo così si può risalire la classifica, se cominciamo a pensare a quello che dobbiamo fare, a quello che non dobbiamo fare, è duro. Senti, il tuo ruolo è un po' il baricentro dell'intera squadra, quindi magari anche una visione privilegiata. Quanto manca ancora per avere un equilibrio effettivo in squadra? Cioè, una questione di modulo, una questione, non so, di atteggiamenti, di condizione, non so. Ma io penso siano un po' gli atteggiamenti, sicuramente per esempio domenica penso che il primo tempo nonostante non avessimo creato tanto abbiamo rischiato poco e invece il secondo tempo dopo che abbiamo preso il gol ci siamo
totalmente disuniti, e questa è una cosa che non può succedere. Dobbiamo essere più squadra, sia quando si difende che quando si attacca. E quindi questo col tempo certo si migliora, però è chiaro che non abbiamo tempo e dobbiamo farlo in fretta. I dati dicono che ultimamente prendete sempre gol prima di farlo voi, e spesso prendete gol tipo col Prato, tipo con l'Aquila, con queste ripartenze dove forse neanche siete messi male a volte. Tipo con l'Aquila non mi sembrava un rientro pessimo da parte vostra, però come non è poi ci scappa il gol. Sì, diciamo che stiamo soffrendo un po' queste ripartenze, stiamo commettendo qualche errore individuale di troppo. Purtroppo è una cosa che dobbiamo migliorare in fretta, perché comunque andare sempre sotto non è facile. E nonostante comunque nelle partite precedenti avevamo sempre avuto grandi reazioni, secondo me, domenica invece non c'è stata, eravamo un po' molli secondo me. E questo non va bene, perché noi dobbiamo fare il risultato in casa e fuori.